Buona domenica amici e amiche del Titolo TV Sì, siamo oggi online di domenica In diretta di domenica perché? Perché tra switch off, digitalizzazione, digitale terrestre, satellitare Riordino dei paninsesti televisivi e anche quelli del Titolo TV Oggi siamo in diretta di domenica Il che non garantiamo che saremo sempre in diretta di domenica Perché ormai qui è tutto pur... Pur Parleo, pur Casen, <ride> detto un po', un, po', un po' in bolognese falsato, però insomma, oggi siamo di domenica, proveremo ad andare sempre in diretta di domenica. Anche perché. Eh, ci sarà un, una cronostoria di quello che è successo, grazie alla nostra sorridente Enrica Leone per il suo approfondimento canonico televisivo. Ci sarà una, diciamo un sunto di quello che è stata poi la settimana televisiva. Intanto, buona domenica di nuovo e buona, buona domenica, domenica anche domenica. a te, Enrica. Buona domenica a tutti quanti, sì, ci dobbiamo un po' abituare, però insomma. Guarda, la è... fortuna nostra, la fortuna nostra che essendo web, chi ci guarda in diretta lo, ci guarda adesso, poi c'è sempre il podcast che può guardarci esatto. di domenica, di lunedì, di martedì, vedeteci quando vi pare. Quando poi vi se ogni pare. tanto vi piace mettete un mi piace, ormai <ride> è un gioco di parole continuo. Esatto. Eh sì, allora adesso ci, in realtà non cambierà più di tanto il nostro format, però diciamo che insomma idealmente chiudiamo la settimana e facciamo un piccolo riassunto poi. Però partiamo eh, da eh, una serie televisiva che proprio questa sera, eh, quindi domenica, eh, andrà in onda con la terza puntata e sto parlando di noi. Remake all'italiana della serie TV uh, This is Us, uh, che noi vediamo è stata mandata in onda anche uh, in chiaro su vari canali televisivi tipo TV 2000 e quant'altro, ma uh, la possiamo vedere anche in, uh, su, su Amazon Prime. Serie bellissima l'originale, ehm, piena di, di significato, anche abbastanza forte, eh, che ha visto una piena, totale, completa, identica, noti mio, la mia vena sarcastica, ehm, trasposizione eh, italiana. La trama eh, ruota attorno a questa famiglia, i cui protagonisti italiano, so, italiani sono eh, Lino Guanciale e Aurora Ruffini Ruffino, scusate, e questa famiglia italiana degli anni 80 che eh, ha tre figli, tre figli gemelli, in realtà uno di questi tre figli è stato adottato perché il giorno del parto eh, la protagonista che si chiama Rebecca eh, perde uno dei tre gemelli e esattamente quel giorno arriva in ospedale questo fagottino eh, abbandonato trovato da un militare eh, con una eh, sostanziale oggettiva differenza che è di colore ma loro decidono di adottarlo quindi noi abbiamo questi tre, eh, tre gemelli tre, tre, tre fratelli che nascono esattamente nel giorno del compleanno del loro padre. E qui abbiamo una, um, un salto avanti e indietro nel tempo, perché noi vediamo la vita di questi ragazzi eh, più di 30 anni dopo e la vita di questi bambini dal momento della loro nascita in poi. Quindi c'è molto spesso un salto temporale tra passato e presente. Ora, um, detta così, è tutto molto bello. Eh, anche perché vengono trattati temi importanti come eh, l'obesità, eh, l'accettazione eh, di se stessi, l'accettazione anche da parte del prossimo, quindi sicuramente è una, una fiction estremamente interessante. Lo è nella sua versione originale, perché nella versione, nella trasposizione eh, nostra, non è altro che una copia, una copia esatta identica quando noi andiamo a uh, fare una serie televisiva tratta da tendenzialmente gli autori italiani dovrebbero gli autori del caso dovrebbero metterci qualcosa di loro qui non è stato fatto praticamente nulla e laddove è stato il fatto il classico copia e incolla in pratica esatto esatto e laddove è stato fatto laddove è stato posto qualche cambiamento si è completamente sbagliato eh... Questo copia e incolla viene in luce proprio anche eh, notando le stesse identiche battute, identiche, completamente uguali rispetto a quelle eh, americane. Ora, per chi è chiaro che per chi non ha visto. Io This mi is auguro us", che, parlando poi in passato con Francesco, mi auguro che siano tradotte letteralmente perché sappiamo che ogni tanto la trasposizione no, da, dall'inglese no, no, all'italiano si dice tutto l'incontrario. No, no, noi, noi guardiamo Dizzy mettiamo su la prima puntata di Dizzy la guardiamo ovviamente con i, tra, tradotta dai nostri traduttori italiani, dai nostri doppiatori italiani, guardiamo la prima di noi ed è uguale. Cioè, abbiamo le stesse identiche scene, le stesse identiche eh, frasi, con sì, magari qualche piccola simatura, ma poco utile sostanzialmente. E mm. laddove si è deciso di fare dei piccoli cambi, si è fatto un po' il passo più lungo della gamba, perché si è voluto per forza di cose cercare di eh, portare all'interno della serie mh, delle dinamiche, delle problematiche tipicamente italiane, per esempio. Il fratello adottato di colore nella serie italiana ha una moglie eh, bianca, nella serie originale invece sono entrambi eh, di colore, quindi c'è stata questa mutazione che si è voluto probabilmente tentare di inserire un elemento eh, proprio delle nostre problematiche, di queste famiglie miste, eh, che però mh, stona. Ma scusa, tu parli di stonatura? No? Ma non, eh, eh, mi viene la domanda, insomma, l'avvocato del diavolo: ma non varrebbe? Eh, non è che stona anche nei dialoghi a seguire? Perché, se uno ha due caratteristi, per, caratteristici personaggi, no? Al di fuori, questo è, in questo caso è il colore della pelle. Poi come fai a fare tutta una sceneggiatura su, basata su quei dialoghi lì che allora, magari in America di... hanno un'altra tipologia, non hanno senso, e l'adattamento in Italia cambiando proprio i protagonisti. Devi, sì, dovresti ma... cambiare un po' di cose. Sì. Diciamo che in realtà eh, la storia che ruota attorno a diciamo che banalmente il colore della pelle del, della, della moglie. Di uno dei fratelli cambia poco nel Ah, senso ok, passa in secondo non piano. È, okay. Sì, perché almeno inizialmente tutto ruota attorno alla ricerca del proprio padre biologico da parte di questo, di questo fratello, che poi trova effettivamente. Ma concretamente, ripeto, sembra un copia e incolla. È chiaro che per chi non ha visto Disney può essere sicuramente una novità, ma il problema è che Disney è stato negli anni un vero e proprio fenomeno difficilmente troveremo troppe persone che non hanno visto Disass. Di conseguenza, quello che succede è quello che vediamo se la regia ci manda i dati di ascolto delle prime due puntate, ripeto, questa sera, domenica 20, andrei non dalla terza puntata, e noi vediamo che gli ascolti sono veramente bassi, al di sotto delle aspettative. E eh, ormai abbiamo visto che ehm, la domenica sera, è vero, io l'ho sempre detto, è un terreno minato, abbiamo il calcio, abbiamo tanti programmi televisivi eh, importanti, eh, però eh, abbiamo, siamo, abbiamo anche assistito a fenomeni di controtendenza, penso a una tra tutta Mina Settembre, andata in onda di domenica sera con degli ascolti stratosferici. Quindi significa che se un prodotto ha del potenziale, eh, può andare in onda anche la domenica sera senza essere troppo penalizzato. Qui che cosa è successo? È successa una cosa che um, in alcune serie TV non influisce, in questa probabilmente ha influito, e cioè. La prima, eh, prime, I primi due episodi di noi sono andati in onda, eh, sono stati messi su Rai Play prima della messa in onda in chiaro, che è un fenomeno che si fa. Eh. Eh, ormai lo si sta facendo molto spesso per spingere, per caricare, per farla vedere anche a più persone. Ma eh, in questo caso ha fatto rendere conto al telespettatore che si trovava di fronte alla copia sputata di Disas, perché poi quelli che guardano. Eh, le serie su Ray Play o su Amazon Prime, eccetera, eccetera, sono sempre le stesse, quindi presumibilmente avranno anche visto la serie originale. Questo ha fatto sì che già nella seconda puntata ci sia stato una, un abbassamento non indifferente, che per delle serie televisive eh, con protagonista Rino Guanciale eh, è un po' una sorta di... Eh, è un peccato, nel senso non, ce non ci si aspettava una cosa di questo genere perché lui è un personaggio, un, un protagonista delle fiction di Rai 1 che attira moltissimo il pubblico, ma eh, probabilmente questa serie non è veramente riuscita. Noi, Disysus, pardon, ha, mi sembra, sei stagioni. Io non credo che la Rai possa avere il coraggio di portare avanti, mi auguro e spero che non abbia il coraggio di portare avanti questo progetto per sei stagioni, perché sarebbe veramente eh, inutile, sarebbe... Cioè, veramente, noi abbiamo avuto tantissime serie televisive tratte da serie di altre, eh, di, altri, di altre nazioni, ma mai come questa volta è capitato di avere a che fare con una serie dove c'è stato veramente un copia e incolla totale. Uno si può chiedere il perché. Beh, probabilmente perché è anche dettato dal fatto che This Is Us è una serie particolare. È una serie perfetta così com'è che se tu togli, all'interno della quale se tu togli anche solo un singolo tassello non è più Disas. E quindi fare la trasposizione italiana di una serie di questo genere, che rasenta quasi, possiamo dirlo, la perfezione, comporta che o la si stravolge totalmente e quindi non è più Disas, oppure la si deve copiare completamente per cui eh, io penso che proprio sia stato a monte un errore quello di voler fare un remake, perché poi i risultati sono sostanzialmente questi e ripeto la vedo difficile che noi av avrà possa avere la stessa longevità di Disas. È un po' questo. il rischio che comunque mh, colui che cerca di fare un remake su qualsiasi altra cosa rischia poi, no? perché sì, lo vediamo anche a livello sì. cinematografico, fare un remake di un qualcosa che è rimasto nel, ormai nel collettivo sociale, l'imprinting, una cosa importante, poi rifarlo, eh, alla fine ti ritrovi che sembra quasi una copia in colla con un po' di opacizzazione. Sì. Sì, diciamo che eh, in questo caso è proprio il problema sta a monte, cioè nella cosa che si è voluta rifare, nella fiction che si è voluta rifare. Noi abbiamo tantissime serie, pensiamo, visto che adesso è tornata la ribalta, l'idea di spostarlo su Rai 2, cambiargli canale, pensiamo a un posto al sole, eh, è, è, il format è, non, non è italiano, mi sembra che sia spagnolo se non erro giù di lì. Eh, però ha avuto una sua identità, ha preso una sua identità. Con Dizisass è più complicato proprio perché ha una struttura l'originale che difficilmente può essere mutato senza mutare il suo significato. E allora non è più il remake di Dizisass. È proprio l'errore è stato a monte, cioè l'errore è stato volerlo rifare in versione italiana. Ci sono delle cose che forse è meglio lasciarle lì così. Sì, perché nascono di... così, ma ripeto, guarda, il remake io me ne rendo conto, no? Guardando tutte le arti, sto qua dietro, dietro il pannello, anche se mi ha oscurato la la... la... la regia può toglierlo, <ride> <è usato ride> Ok. Netto, non Grazie non... regia, cioè, cioè sembro imboscato, sembra il castigo dietro la lavagna io qua dietro. Vabbè, no, eh, per dirti, io um, osservando poi insomma, un po' con te, un po' con Francesco, un po' con Fabio, no? ne abbiamo affrontati i discorsi dei remake noi ci rendiamo conto a volte che anche il remake musicale a volte è, è quasi un sacrilegio prendere su una canzone che è diventata uno stereotipo eh, una hit di successo e cercarla di reinterpretarla poi a volte eh, ci sono dei casi come uno che ricordo eh, quello di Neck con la canzone di Maurizio Costanzo no? se telefonando eh. È, stato poi, è già stato un successo in passato, poi ha avuto maggiore cassa di risonanza anche nel presente, no? però non, sono, cioè non è pindarica, cioè la cosa non è matematica, remake vuol dire ulteriore successo, no? a volte si può rischiare di fare un flop. In questo caso, da quello che ho sentito dire da te, era stato meglio lasciarlo pari, pari e forse anche con i sottotitoli. No, in questo caso eh, pari pari è stato lasciato, era il caso di non farlo, appunto, Adesso io lo so. Ah, perché... proprio non farlo proprio? Ma è un'interpretazione. Ho fatto copia e incolla nel senso, okay. che non, non, È chiaro che chi non ha visto Disassi dice ah, che bello. Il problema è che quasi tutti hanno visto Disassi. Il bacino di utente direi uno, presumibilmente, quasi tutto Disassi se l'è visto. Quindi... Mh, che senso vedere una coppia? Sì, può essere spinto dalla volontà di, eh, di vedere Dino Guanciale che è uno dei volti di punta di Rai 1 però, poi però la... non è che lo dobbiamo mandare da tutte le parti, che al posto di Guanciale diventa Prezzemolo dopo e eh? infatti proprio per questo motivo eh, la Rai ha deciso di spostare in avanti per evitare sovrapposizione per evitare di eh, rischiare appunto un ennesimo flop un'altra serie con protagonista Lino Guanciale perché Lino ha tre Fiction in uscita. Questa, la seconda stagione di Ricciardi e eh, Sopravvissuti. Io Questa... mi domando quando dorme quest'essere. <ride> <È> sempre <ride> <punto>. lavorato tanto. <ride> eh, lavorato tanto eh, e seriamente. Eh, sopravvissuti è stato lanciato tra addirittura anche a Sanremo, doveva andare in onda da, da, dal 28, quindi da lunedì prossimo, non andrà in onda, probabilmente partirà la terza stagione ero a metà proprio per evitare. Una sovraesposizione visto e considerato il poco successo che sta avendo uh, questa, si è poco successo in termini di numeri perché, appunto, ripeto, rispetto ad altre fiction. Poi vedremo in realtà, uh, nella top ten finale, velocissima, vedremo poi che in realtà uh, Rai 1 con le novità, tra virgolette, in questi giorni sta avendo un po' di problemi. Però, rapidamente vorrei, visto che non abbiamo tantissimo tempo, Uh, vorrei uh, parlare invece di un'altra uh, un serie che troviamo proprio solo ed esclusivamente su uh, RaiPlay uh, che si chiama Il Santone, le più belle frasi di Osho che già, già è tutto un programma che io ho anche apprezzato l'altra sera eh, in un programma di Rai2 che si parlava su Putin eh, insieme a tantissimi altri ospiti eh, è veramente tanta roba allora, eh, protagonista protagonisti assoluto, indiscusso, intoccabile, è Neri Marco Re, lo vediamo lì dietro. Eh, però abbiamo anche degli altri coprotagonisti come Carlotta Anatoli. Eh, vederle di nuovo insieme è stato come fare un salto indietro nel tempo. All'epoca di Tutti i pazzi per amore, noi ancora non lavoravamo insieme. Eh, tanti anni fa eh, c'era questa serie televisiva che era metà tra una serie e un musical con eh, Emilio Solfrizzi eh, e poi eh, con Antonia Lescova e c'erano anche loro due come protagonisti, quindi è stato un po' come uh, tornare indietro nel tempo, ma ci sono anche tantissimi altri. Una immemorabile Buia Ielo, bravissima. Eh, che cos'è? Allora, siamo in un, E anche Rossella Brescia, tra l'altro. Eh, siamo in un quartiere di Roma, eh, Centocelle, eh, Questo uomo, eh, Enzo Baroni, scompare nel nulla per 5-6 mesi e ritorna così come lo, vedi, come lo vediamo dietro di te: C'è una sorta appunto di santone mistico che eh, ritiene di essere stato in viaggio in India, diventa una sorta di, eh, come dire, ehm, di, 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 di profeta in qualche modo a eh, me realtà... ricorda un altro film su quello che uno si era inventato una religione Adesso realtà... non mi ricordo quale film era guarda in realtà è più che altro una sorta appunto di ovviamente una parodia una sorta di presa in giro anche perché quando questo eh, Enzo torna che è un antennista in realtà lui ha sempre fatto l'antennista viene notato da questa agenzia eh, televisiva che lo vuole nei suoi programmi televisivi, e qui si fa il verso senza fare nomi a determinate tipologie di programmi televisivi che vediamo oggi noi, dove qualunque cosa fa spettacolo è la più becera, sì. eh, e quindi abbiamo eh, ovviamente ironico all'ennesima potenza, divertente, eh, sdrammatizzante. Poi, ovviamente, l'accoppiata Anatoli Marcorè è pazzesca. Ehm, strappa un sorriso, sono episodi di 25 minuti circa ciascuno, mi sembra che siano 10 su Rai Play. Eh, è un nuovo modo di fare televisione, ormai prenderà sempre più piede quello di fare produzioni televisive solo ed esclusivamente a pannaggio dell'on demand. Eh, e questo ovviamente eh, porta appunto a un po' svecchiare anche la. Il bacino di utenza della, della Rai che si sta cercando di fare già da un bel po' di anni e devo dire che eh, rispetto anche magari ad altri prodotti un po' più di nicchia che si vedono su Rai Play, eh, proprio produzioni originali, quindi che vanno in onda solo lì, questo è veramente divertente. E secondo me potrebbe tranquillamente eh, occupare magari anche chi lo sa, le stati. Eh, della Rai, nei momenti in cui appunto si devono un pochettino eh, tappare un po' dei buchi, ripeto, sono episodi. Il bello dell'on demand è poi ci questo, è. No? che uno se lo crea lui eh, in autonomia, esatto, sì. il palinsesto televisivo. Esatto. Però tra l'altro, io non so se c'è differenza tra un on demand di media sette on demand di Rai Play. Io ho notato che in alcuni punti non c'è manco il, lo spazio pubblicitario, gli stacchetti pubblicitari non ci sono. Eh, no, sì, è cambiato un po' su... Beh, allora, in realtà eh, per ora Mediaset non sta facendo produzioni proprie che vanno solo ed esclusivamente sul, sul canale, è più la RAI che sta appunto producendo e facendo cose solo ed esclusivamente per il web. Eh, per, sì, eh, di dipende anche dal momento, eh. in realtà su queste eh, su questa serie originale abbiamo lo stacchetto iniziale, cioè soltanto i 30 secondi iniziali di pubblicità che però poi tra l'altro adesso la Rai ha questa nuova meravigliosa e infernale trovata che già c'era su altri canali, cioè di fare Interruzioni pubblicitarie di 45 secondi, però prevalentemente su programmi di intrattenimento, non sulle serie televisive. Che è di un bello nel momento in cui proprio sembra che lo scelgono col contagocce. No, te stai lì, stai lì, stai. Sì, no, lì, beh, pa, ti viene tele... fuori. Li sono tassativi, lì sono dei. Sì, 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 sì. Però diciamo che quando sei a parlare di cose serie ed importanti, devi, devi interrompere per 45 secondi, non è bellissimo. Comunque, al di là di questo. Eh, io ve lo consiglio tantissimo, ve la consiglio tantissimo questa serie perché ci strappa una, una risata. Negli ultimi due minuti che ho a disposizione vorrei farvi vedere la top ten, perché c'è stato in questa settimana un netto calo degli ascolti, al di là di Doc, che l'ultima puntata ha avuto grande successo come tutta la serie. Eh, amici ha debuttato ieri sera eh, nella media delle, dei, dei serali di amici, non possiamo dire di più. La nuova serie con lunetta Savino, meravigliosa, studio battaglia, ne parleremo prossimamente anche perché non sono tante puntate, quindi ne parleremo ehm, abbastanza breve, forse già domenica prossima. Eh, ha debuttato con, un, con 4 milioni, poco più di 4 milioni di spettatori. Eh, noi ne abbiamo già parlato, il GF ha concluso Viva Dio, da settimana prossima parte l'Esola le dei Famosi. Nella settima posizione troviamo una serie tv di cui io non ho parlato, non ho parlato perché già i numeri parlano un po' da soli. È una serie con Stefano Accorsi che si è conclusa appunto lunedì scorso, che si chiama Vostro Onore. Abbastanza cupa, abbastanza tetra, diciamo che cioè abbastanza complessa, da temi complessi che forse non, non, insomma, non, non era proprio il momento adatto per, per trattarne. Si parla di corruzione in ambito giudiziario, di questo giudice appunto. Stefano Corsi, che per salvare il figlio da eh, un'accusa di eh, omicidio stradale, eh, insomma, mette in atto dei comportamenti non proprio eh, consoni. Eh, quindi, però, in generale si sta notando in queste ultime settimane un calo di attenzione nelle fiction, soprattutto nelle fiction nuove. Forse il pubblico ha bisogno di sicurezze, di porti sicuri, e questi porti sicuri li ha quando si manda in onda lunghe serialità, quindi serie che già il pubblico conosce. Si sta facendo un po' più fatica sulle novità, ad eccezione di Studio Battaglia, che secondo me è molto bello, e il pubblico già da martedì prossimo aumenterà. Ce l'ho fatta la regia benissimo, ce l'abbiamo fatta in tempo. E io fammi ricordare una cosa: allora, sì. proprio perché c'è tutto questo pur di cambiamenti in corso, non siamo più su Rete 8, quindi siamo su Radio Italia Anni 60 TV, canale 81. Per chi ci vorrebbe, volesse vedere, basta solo andare sul titolo.it, vede tutta la programmazione cliccando direttamente sul logotipo sulla colonnina a destra vedete i login insomma cliccateci su oppure cliccate anche sulla parola play e poi ricordiamo che tutte queste puntate in diretta che noi facciamo come al solito e come siamo nati sul web su facebook andranno in replica sempre sul canale 81 sempre visibile cliccando sulla loro pagina eh, sul loro sito radio italia anni 60 tv se non erro.com, mi farò la mano, mi farò un appunto, mi farò un tatuaggio, non lo so, qualcosa me lo farò per no, ricordarmelo. Non ve cambiamo dopo cinque minuti, non te lo consiglio. Benissimo. E poi un ultimissimo accorato appello ai miei colleghi giornalisti quando pubblichiamo delle notizie, cerchiamo di tenere a meno capisco il contesto storico, però teniamo una linea soft, perché francamente sti troppi tamburri di guerra io non vorrei che poi gliela stiamo versando mettendo su un piatto un vassoio d'argento la possibilità di andare a fare la terza guerra mondiale. Ricordo sempre che poi ci rimettiamo tutti, a meno che non ci avete già delle capsule di salvataggio che andate tutti poi a, su Marte o sulla Luna, va bene, in, quella, in quel caso lì ambito, alzo le mani. Solo questo. Intanto ti auguro una buona settimana, un buon Grazie inizio di prossima settimana, un buon weekend, un buon weekend a tutti i nostri telespettatori a quelli di titolo.it, titolo tv eh, radio Italia anni 60 tv e noi ci vediamo con la prossima settimana Buon con un provo. nuovo approfondimento ciao, ciao a tutti, buona domenica